Allora, diciamo qualche esercizio problema sulla risoluzione dei triangoli rettangoli in trigonometria. Verifichiamo intanto che tra gli elementi di un triangolo ABC rettangolino valgono le seguenti relazioni. Prima, cosen beta per cosen gamma uguale a BC diviso al quadro e l'altra più C diviso a più B uguale 1 più cosen beta diviso 1 più sen beta. Chiaramente AB e C e sono i lati del triangolo, sono i due catetti e l'ipotenusa. Allora, vediamo un attimo. Allora, prima relazione. Intanto tracciamo il triangolo con i vertici A, B, C, l'angolo corrispondente al vertice A e l'angolo retto in 90 gradi. Abbiamo l'angolo beta corrispondente al vertice C, l'angolo gamma corrispondente al vertice C, i vertici minuscoli, i lati opposti ai rispettivi vertici in minuscolo, quindi il lato opposto al vertice A minuscolo, il lato B minuscolo opposto al vertice B e C minuscolo opposto al vertice C. E dal primo teorema di risoluzione, secondo caso, dal primo teorema di risoluzione abbiamo che il cateto C è uguale al prodotto dell'ipotenusa A per il coseno dell'angolo adiacente al cateto stesso, quindi per il coseno di beta. Da qui ricaviamo principalmente che cosen beta è uguale a C diviso A. Analogamente, procediamo nell'altro caso e otteniamo con molta facilità che cosen gamma è uguale a B, che è il cateto adiacente all'angolo gamma diviso l'ipotenusa A. Qui basta sostituire al posto di appunto cosen beta il valore C diviso A, che abbiamo trovato, questo rapporto dei lati del triangolo, il cateto dell'ipotenusa, e poi a cosen gamma sostituiamo B diviso A, e allora otteniamo che questa quantità a primo membro è esattamente uguale a quella a secondo membro, cioè di fatto otteniamo una identità e quindi abbiamo dimostrato questo punto A. Per dimostrare il punto B, procediamo analogamente, già abbiamo notato che cosen beta uguale a C diviso A. Se andiamo un attimo alla figura, all'immagine del triangolo rettangolo, vediamo subito che il cateto B è uguale al prodotto dell'ipotenusa A per il seno dell'angolo opposto a B, al lato B, al cateto B, sen beta. Quindi B è uguale ad A per sen beta. Da qui procediamo, quindi abbiamo che sen beta è uguale a B diviso A, vado a sostituire al posto di cosen beta C diviso A, al posto di sen beta B diviso A, qualche semplice calcolo, molto semplice, arrivo alla conclusione in base a cui A più C diviso A più B uguale a più C diviso A più B, ci ottengo l'identità, quindi ho diciamo verificato quanto mi si chiedeva di verificare. Vediamo questo problema, bisogna qui calcolare il perimetro dell'area di un triangolo rettangolo la cui ipotenusa è lunga 3 cm e l'ampiezza di un angolo di 30 cm. Ho disegnato il tutto, tracciato il tutto nell'immagine, in particolare faccio notare che se chiaramente ovviamente un triangolo rettangolo è di 30 gradi, l'altro va da sé che sarà di 60 gradi. Avendo già l'angolo retto, quindi perché avendo l'angolo retto, insomma, gli altri due saranno pure 90 gradi, perché chiaramente la somma degli angoli interni di un triangolo è sempre già 80 gradi. Qui ho usato il primo teorema di risoluzione per calcolare il cateto B, prodotto quindi dell'ipotenusa A per il seno dell'angolo opposto a B stesso, cioè per il seno di 30 gradi, che è un mezzo, e poi il secondo teorema di risoluzione per calcolare il cateto C, che è il prodotto dell'altro cateto per la tangente dell'angolo opposto a C minuscolo stesso, quindi la tangente di 60 gradi, che è radice di 3. Qualche calcolo e ho finito.
qui, ho finito anche il calcolo del perimetro perché ho i dati a disposizione, quindi posso concludere. Chiaramente concludo rapidamente pure nel calcolo dell'area. Quest'altro problema mi si richiede di determinare l'area del triangolo rettangolo conoscendo l'ipotenusa in 20 cm e questa relazione sem beta uguale a 2 sem gamma relativa a questi due angoli. Allora, al solito traccio il triangolo, tutti gli elementi, in modo con la corretta, cioè in modo corretto il numero di associazioni, vertici, lati e angoli, e poi dal primo teorema di risoluzione tranquillamente mi calcolo sia sin beta che b diviso a, che sin gamma, che c diviso a. Dopodiché, scrivo sin beta e sin gamma in base ai valori che rappresentano relativamente alla relazione sin beta uguale a 2 sin gamma, quindi anziché sin beta mi scrivo b diviso a, anziché sin gamma mi scrivo c diviso a, semplifico e ottengo che b uguale a 2c. D'altra parte posso applicare il teorema di Pitagora conoscendo l'ipotenusa e quindi avrò che l'ipotenusa è uguale al cateto c per la radice di 5. Da qui mi calcolo rapidamente cateto C, che è qualche semplice calcolo razionale visando, diciamo, fornire questo valore 4,5 cm, e poi calcolo anche B, che è 2 volte C, quindi 8 per 10,5 cm. Da qui banalmente calcolo l'area in base per altezza di misura 2 ed ho concluso con un'area che vale 80 cm al quadrato.